È prevista per oggi l'autopsia sui corpi di Giuseppe ed Emanuele Labbi, suo padre e figlio, morti a causa di un incidente aereo mentre a bordo di uno Storma 300, stavano sorvolando l'isola di Stromboli direzione Foggia. L'autopsia è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Francesco Romonaco. Le salme dovrebbero giungere in città nel tardo pomeriggio o domattina. In chiesa madre sarà allestita la camera ardente. Per la partita di domenica prossima il Vincenzo Presti tra Gela e Profavara si terrà un minuto di silenzio. La squadra biancazzurra scenderà in campo con il lutto al braccio. Intanto continuano a giungere in redazione messaggi di cordoglio per quanto accaduto. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Amogela ricorda la figura di Giuseppe Labbiso sottolineando che Peppe non era semplicemente il presidente della Mogela, la società di calcio che fondammo oramai 20 anni fa, non era semplicemente un amico, era un fratello. Il suo amore per gli amici, per noi si legge nella nota. Era una fonte di energia incredibile per tutti, una forza della natura che facevamo fatica a contenere. Ci pare impossibile che se ne sia andato di lui ci manca già tutto l'entusiasmo, la disponibilità smisurata, l'essere sempre pronto allo scherzo e alla giovialità, la sua allegria contagiosa, la sua incontenibile ed irrefrenabile intraprendenza. Emanuele Alabiso, invece, era per tutti noi come un figlio o un fratello più piccolo: uno dei ragazzi che abbiamo visto crescere, anzi di quelli che conoscevamo già da prima che nascessero. Con noi, dice la Mogela, ha frequentato tutte le categorie della scuola calcio, è cresciuto qui mostrando da subito la sua educazione, la sua dolcezza, la sua disponibilità nei confronti degli altri. Ma in lui trovavamo anche tante affinità con Peppe, aveva la stessa capacità di sorridere, la stessa autoronia, la stessa grande voglia di giocare, stare con gli amici, vivere. È una doppia perdita che lascia in tutti noi un grande enorme senso di vuoto. Facciamo fatica, dice ancora la moggera, al momento a trovare altre parole. Peppe e Nele rappresentano dei pezzi di cuore che faremo di tutto per custodire e onorare. Abbiamo una serie di iniziative per ricordarli. Questo però è il momento del dolore e della tristezza. Ci manca già Peppe, amico di mille avventure. Ci manca già Emanuele, ragazzo splendido, con una vita tutta da vivere strappata troppo presto da un destino che non potrà mai spiegare fino in fondo questa tragedia. Ci stringiamo ai familiari con l'affetto sincero di sempre, ci uniamo al dolore di tutta la città che ha amato e continuerà ad amarli e li stringiamo con la mente e con il cuore in un abbraccio in cui si racchiudono tanti anni di amicizia vera, sincera, autentica. Ciao ragazzi, sarete sempre con noi.